Alberto Ascari, 33 anni, Ferrari. Juan Manuel Fangio, 40 anni, Alfa Romeo. Chi sarà il campione del mondo 1951? Il teatro del duello finale tra questi due campioni è il circuito cittadino di Pedralbes, in Spagna, che fa il suo debutto nel mondiale. Ascari, proprio qui, l'anno precedente, quando la gara non era valida per il mondiale, portò la prima vittoria alla 375, che ha vinto gli ultimi tre Gran Premi, due con lui e uno con Gonzales. Fangio ha due punti di vantaggio ancora, ma la Ferrari si è dimostrata più forte da metà stagione in poi. Non vi facciamo calcoli matematici complicati, visto la regola degli scarti che considerava validi solo 4 punteggi. Sappiate solo che chi vincerà la gara tra i due sarà il campione del mondo. Schieramento Alfa Romeo: Fangio, Farina, Bonetto, De Granferret. Schieramento Ferrari: Ascari, Gonzales, Villoresi, Taruffi. Di nuovo la BRM rinuncia alla gara per i soliti problemi di affidabilità. Simca Gordini porta le sue abituali 3 monoposto, la Talbolago ne porta 6. La Maserati della Scuderia Milano schiera i due spagnoli, Sagnes e Godia Sales, mentre la Osca scende in pista col Principe Birà al volante. Totale 20 partecipanti. Qualifiche. Gli occhi sono tutti puntati su Fangio ed Ascari, ma con quest'ultimo che può avere un leggero vantaggio, in quanto ha già corso qui, a differenza dell'Argentina. E lo sfrutta appieno. Infatti Ascari sarà costantemente il più veloce durante le prove e riesce a strappare la pole position. Fangio secondo a 2 secondi dalla Ferrari. L'argentino comincia seriamente a preoccuparsi per la gara, per un titolo che gli può sfuggire di mano una seconda volta all'ultimo Gran Premio. Ferrari ed Alfa Romeo si alternano nelle posizioni successive. Terzo è Gonzales, quarto è Farina, quinto è Villoresi, sesto è De Granferri, settimo è Taruffi, chiude Bonetto all'ottavo posto. Gli altri sono molto dietro. Finalmente la battaglia finale è alle porte. Un'incredibile folla di 250.000 spettatori si è riunita ai lati del tracciato per seguire l'emozionante atto finale della stagione 1951. Una piccola delusione per gli spagnoli la porta subito l'idolo di casa Sagnes. La sua Maserati ha dei problemi al motore che lo costringono a non prendere parte alla gara. Pronti? Partenza! Via! Si mette subito bene per le Ferrari, Ascari prende il comando e Gonzales riesce a scavalcare Fangio e a mettersi in coda al suo caposquadra. Male per Fangio, che si è fatto scavalcare anche dal compagno Farina. Sembra proprio che le speranze del titolo si stiano riducendo sempre di più. Invece, già al secondo giro c'è un colpo di scena. Gonzales va in testa coda, lasciandosi superare da Farina, da Fangio, Bonetto e Villoresi, ripartendo quindi sesto. Ascari quindi dovrà lottare da solo contro le due Alfa Romeo. L'argentino a questo punto sembra indemoniato. Al terzo giro supera Farina, al quarto giro incredibilmente sferra anche l'attacco vincente ad Ascari e si porta al comando. Tutto ribaltato nel giro di 4 giri. Ascari però inizialmente è tranquillo, sa che la sua Ferrari risparmia molto più carburante dell'Alfa di Fangio, che sarà costretto a rifornire durante la gara, mentre lui no. Tuttavia, dopo qualche giro, Alberto si rende conto che il suo ritmo non è così veloce come vorrebbe. Infatti, prima della gara, la squadra aveva deciso di montare delle gomme di diametro più piccolo rispetto alla gara precedente e stanno degradandosi molto, molto velocemente. E lo stesso problema lo hanno tutti i suoi compagni di squadra. Infatti, le Ferrari si devono tutte fermare dopo circa 10 giri per cambiare le gomme, compreso Ascari. Questo madornale errore di strategia ha consegnato su un piatto d'argento la vittoria a Fangio. Le Alfa Romeo si ritrovano nelle prime 4 posizioni, ma Ascari non vuole lasciare niente di intentato. Si riporta velocemente in terza posizione scavalcando De Granferri e Bonetto. Ma Alberto, forse spingendo troppo oltre il limite, anche lui commette un errore, scivolando nella sabbia. Riesce a ripartire, ma è costretto ad un'ulteriore sosta di controllo, ripartendo in 7ª posizione. De Granferri nel frattempo deve rientrare a box perché dal suo motore era cominciato ad uscire molto vapore. Fa rifornimento di acqua e riparte. I guai di Ascari hanno messo fuori gioco il pilota italiano dalla lotta per il titolo.
A difendere gli onori della Ferrari ci prova quindi Gonzalez, che si riporta al terzo posto superando Monetto, ma Fangio e Farina davanti sono molto lontani. Al 29esimo giro Fangio rientra ai box per il suo rifornimento programmato, ripartendo senza alcun problema. Intanto Taruffi, dietro, che aveva fatto finora una gara molto opaca, subisce il distacco di una ruota ed è costretto al ritiro. Ma i problemi per la Ferrari non sono finiti. Ascari deve rientrare di nuovo ai box a cambiare le gomme. Il degrado è troppo importante. Ad addolcire la figuraccia della Ferrari ci pensa Gonzalez, che durante il ciclo di rifornimenti delle Alfa è riuscita a scavalcare Farina e riportarsi in seconda posizione. Ma la giornata più dolce ce l'ha Juan Manuel Fangio, che taglia il traguardo da vincitore con quasi un minuto di vantaggio su Gonzalez. È lui il nuovo campione del mondo. Terzo arriva Farina, mentre Ascari conclude la sua amarissima gara in quarta posizione. Una grande rivincita per Fangio, che riscatta la delusione della stagione precedente. Alla fine resta con un palmo di naso la Ferrari, che aveva dominato le ultime tre gare, ma si è fatta sfuggire il titolo per una scelta sbagliata di pneumatici. L'Alfa Romeo, alla fine, ha vinto di nuovo. Che cosa succederà nel 1952? Lo scopriremo insieme, se volete, nel prossimo video.